Ottava puntata. Franca è a Favignana, dove si è rifugiata per cercare di superare il durissimo colpo provocato dalla morte, in pochi mesi, di due figli. Nell'isola inizia, forse per la prima volta nella sua vita, un dialogo con Dio. Solo Lui può darle la forza di superare questo dolore. Lui è quell'isola che Franca ama moltissimo, così selvaggia, e che la fa sentire vicina alle radici della vita. Ha solo 30 anni e pian piano capisce che la sua vita non può finire così presto. Ha ancora una figlia, Igea, e un marito che ama profondamente. Le tragedie li hanno allontanati, ma Franca vuole colmare questo distacco. Non può rinunciare a Ignazio. Sa di non essere più la donna di prima, ma vuole che Ignazio la veda ancora come la regina di Palermo. Decide di tornare. E a Palermo è subito presa dai preparativi di due grandi avvenimenti che riguardano direttamente la sua famiglia. Il 20 marzo 1904 si inaugura il monumento a Ignazio Florio Senior. La piazza, che da oggi si chiama Piazza Ignazio Florio, è pienissima di palermitani. Intervengono molte autorità e il senatore Marinuzzi fa una vibrante celebrazione di Ignazio padre. Oggi il monumento ad un nostro così illustre concittadino. Domani il varo del Caprera, che ricorda col suo nome lo scoglio fatidico dell'eroe del Risorgimento. La felice coincidenza col varo della nave rende più ampia e significativa questa festa del lavoro. L'anima è invasa da un santo sentimento di orgoglio regionale, poiché non dimentichiamo di essere italiani di Sicilia. L'anima esulta del progresso sempre crescente della nostra isola, apprezzata per i doni della natura, le tradizioni della storia, le energie che vanno sprigionandosi dal suo seno. Ed è giorno di serena giustizia, quello in cui si onorano gli uomini che tutto consacrarono al bene della Sicilia, quello in cui si onora Ignazio Florio. Quanto cammino ha fatto la casa Florio nella sua vita di un secolo? Quanto cammino dal giorno in cui mise in mare l'Indipendente a quello in cui vara il Caprera? E quanta via ha percorso l'Italia? Una via diretta al bene, a un ideale di uguaglianza e di benessere sociale, più puro di quanto le religioni e la filosofia ebbero ad intuire. Ora, ai piedi della statua di un uomo che fu giusto, io dico a voi: lavorate ed amatevi. Il lavoro e l'amore, ecco le forze delle generazioni del futuro. Ha visto, mamma, quanta gente? C'è tutto Palermo. Sì, non si sono dimenticati di lui. Lo amano ancora. Le piace la statua? Credo di sì, ma non mi sembra lui. Non è somigliante. È immobile. Ma è una statua. Ma oggi siamo diventati capaci di far muovere anche le carrozze, senza bisogno dei cavalli. Potremmo far muovere anche le statue. Non mi ricordo di aver mai visto Ignazio immobile per tanto tempo. Voi vi prendete gioco di me, mamma? Ti assicuro, non lo riconosco così impettito. Era talmente pieno di vitalità. Non stava mai fermo per più di pochi minuti. A volte questo eccesso di vitalità è stato anche causa di litigi tra noi. Capisci cosa intendo, Franca? Non ne sono sicura. Tu capisci molte cose, Franca. Il mio Ignazio era molto sensibile alla bellezza femminile. Troppo. E non sapeva resistere. Del resto anche le donne non si sforzavano molto per resistere. Dopo, di fronte alle mie rimostranze, sembrava realmente dispiaciuto, ma prima, quanti litigi e quanti piatti rotti. Era un uomo eccezionale, ma pur sempre un uomo, e siciliano per giunta. Perché mi raccontate queste cose, mamma? Però non mi sono mai pentita di averlo sposato. Mai. È stato un ottimo marito e un ottimo padre, come meglio non avrei potuto trovare.
Non l'avrei cambiato con nessun altro uomo al mondo. Gli uomini sono molto diversi da noi. Non lo credi anche tu, Frank? Sì, mamma. Anche se a volte mi viene il sospetto che questa storia della diversità sia solo una bella scusa. Tu sei una donna molto ammirata. Dicono di te che sei tra le più belle donne d'Europa. Ti è mai venuta la tentazione di compiacere qualcuno dei tuoi innumerevoli corteggiatori? No, mai. Mi fa piacere essere ammirata, ma non ho mai provato il minimo desiderio di... Avete ragione voi. Noi donne siamo diverse. Oggi le donne sono molto più indipendenti di quando io ero giovane. E in futuro lo saranno sempre di più. Ma questa differenza credo che continuerà ad esistere ancora per molto tempo. Però non mi avete risposto. A cosa? Perché mi avete raccontato queste cose? Guardando questa statua, mi sono messa a pensare al mio Ignazio. E al tuo Ignazio. Voglio che tu sappia che io sono dalla tua parte, Franca. E sarò sempre dalla tua parte. Ogni volta che dovrai ricordare al tuo Ignazio i suoi doveri. Succederà ancora, temo. Ma sono sicura che lui ti ama profondamente e che nessuna donna potrà mai toglierti il posto che occupi nella sua vita. Lo penso anch'io. Ma a volte è molto faticoso. Adesso mi arrivano voci su lui e la contessa arriva bene. Ignazio parte spesso per Roma. Per affari. Almeno così dice. Potrebbe essere una storia più seria di tante altre. E allora combatti. Rompi un po' di piatti. Li fanno per questo, sai? E noi a casa ne abbiamo talmente tanti. Grazie, mamma. Nessuno ha sentito il dialogo tra le due donne. Sono tutti troppo impegnati a seguire la festa per l'inaugurazione della statua. Come ha detto Giovanna Dondes, Ignazio Senior è ancora molto amato. Ma è tutta la famiglia Florio ad avere un rapporto speciale con la Sicilia. Un giornalista lo descrive così. Le famiglie più ricche e più stimate di Milano, di Firenze o di Genova non sono affatto quello che è casa Florio per la Sicilia. Fra l'isola e il casato vi è un'intima connessione e il casato è certo l'ente più rappresentativo dell'isola. Per trovare qualcosa di simile a ciò che casa Florio è in Sicilia, occorre risalire al mondo romano, ai grandi casati patrizi, per i quali la Domus era qualcosa di più di un domicilio privato. Non era ancora una corte, ma era un'istituzione quasi pubblica. Era la sede di un potere sociale, influentissimo, sia per la ricchezza che per la popolarità, sia per gli aderenti e i clienti, sia per le imprese cui stava a capo. Come la casa gentilizia romana, come il palazzo reale dell'antico regime, casa Florio è aperta a tutti. Chi ha bisogno di un aiuto o di una difesa, chi ha un'idea da lanciare o un progetto da realizzare, prende la via dell'Olivuzza, batte alla porta di casa Florio. Il giorno dopo viene varato il Caprera, la prima nave costruita nei cantieri navali di Palermo. La città partecipa con eccezionale entusiasmo. Sono anche arrivate delegazioni operaie da ogni parte dell'isola. I giornali parlano di oltre 100.000 persone presenti. Quella di oggi è giornata storica, giornata gloriosa per la nuova Palermo, per la sublime armonia tra capitale e lavoro, per il genio sicuro. Il fremito che scorse nell'animo di 100.000 e più cittadini, assiepatisi nel cantiere, sopra i piroscafi, sulle imbarcazioni di ogni genere, su per gli scogli, su per i tetti e per ogni altura, nel momento in cui il Caprera, preso il moto accelerato, discendeva sicuro e maestoso nel mare incantato. Questo fremito è il legittimo orgoglio di un popolo che sa e che vuole e che si accende di santo entusiasmo per le feconde battaglie del capitale ardito e del lavoro intelligente. Mentre il grande vapore, liberato dagli ordigni, scendeva lentamente nel mare e la bianca e soave figura di una donna rompeva la bottiglia di champagne,
Il cuore della Sicilia si sentiva inondato da un benessere nuovo e guardava fiducioso al suo avvenire con la stessa sicurezza con la quale la nave scendeva nel mare. Non più tremiti, non più angosce, non più tentennamenti vani per la via da seguire. La Sicilia ha vinto. Ignazio Florio l'ha rinnovata. Sembra che tutte le iniziative dei Florio siano coronate da successo. E adesso si sono aggiunti anche i progetti di Vincenzo, che, come tutti Florio, pensa sempre in grande. E così, nel gennaio 1906, inizia la primavera siciliana. Un insieme di manifestazioni mai viste nell'isola, che culmineranno nella prima corsa automobilistica organizzata in Sicilia. La targa Florio. Dappertutto tra noi si parla delle imminenti feste invernali e primaverili ideate e promosse dal cavaliere Vincenzo Florio per dare incremento al nostro paese e porlo all'altezza di una grande stazione climatica internazionale. E dappertutto se ne parla con vivo compiacimento per l'attraentissimo programma già formulato e orora apparso per la stampa. Avremo così, tanto per cominciare, un grande carnevale moderno a Palermo, come non lo si era mai sognato, e che può rivaleggiare coi carnevali più noti, come quello di Nizza. Il mese di febbraio sarà tutta una gaia animata sequela di feste pubbliche, private, di balli, di battaglie di fiori, di mascherate e di gare ginnastiche che preluderanno mirabilmente il clou del periodo primaverile, dedicato alla grande gara automobilistica, la targa Florio. Questo programma di feste non può non impressionare assai favorevolmente anche all'estero, tra coloro che vanno cercando un'attraente meta di viaggio, un soggiorno delizioso, una visita turistica interessante. La Sicilia è fatta apposta per soddisfare questi desideri. Ora specialmente che vi si è messi di buon volere a renderla un centro internazionale di attrazione di primo ordine. Le iniziative previste da Vincenzo si svolgono sempre con l'aiuto di Franca e Ignazio e ottengono tutte uno straordinario successo. Si incomincia alla fine di gennaio con un gran ballo all'Hotel Excelsior. L'organizzazione è affidata alla principessa di Niscemi. Il ballo serve anche per raccogliere fondi per le cucine economiche di Palermo. Si continua poi con innumerevoli manifestazioni che, come previsto, attirano in città moltissimi rappresentanti della nobiltà e dell'alta borghesia europea. Palermo sembra diventata il centro del mondo, almeno del mondo che conta. Si arriva così alla fine di aprile e si avvicina la data della targa Florio. Si sono iscritti alla corsa i piloti più noti e le più importanti case automobilistiche europee. Il circuito è quello delle Madonie e attraversa luoghi di straordinaria bellezza, ma le strade in realtà sono dei sentieri più adatti ai muli che alle automobili e la gara si preannuncia durissima per uomini e mezzi. Nei giorni precedenti la partenza, Vincenzo accoglie i piloti che arrivano da tutta Europa e si accerta che tutto si svolga secondo il programma stabilito. Monsieur Florio? Ah, Bablo. Sono felice che siete riusciti ad arrivare in tempo. Ah, oui. È stato un viaggio più complicato del previsto. Lo so, tutti questi scioperi. La macchina è a posto? Tutto in ordine. L'ho appena controllata. Venite, venite, ve la faccio vedere. È una Berlier. Sentite che bel rombo ha il motore? Bella macchina, Bablò. Ma adesso spegnete il motore. Devo spiegarvi alcune cose sulla corsa che ho già detto ad altri piloti. Ditemi, cavaliere. Ma lasciate stare il cavaliere. Sono un pilota anch'io, sapete? Ho fatto la mia prima gara proprio in Sicilia. Ah, non sapevo che ci fossero state altre corse automobilistiche in Sicilia prima della targa Florio. È stata una gara molto particolare, sapete? Avevo 17 anni e mio fratello aveva appena comprato per me a Parigi un triciclo a motore, de Dion Bouton. Lo conosco. L'ho anche guidato una volta. Io volevo assolutamente organizzare una corsa, ma in Sicilia non c'erano altre automobili. Quindi non mi è restato altro da fare che sfidare un cavaliere e un ciclista. Parle, che gara bizzarra. E chi ha vinto? Il cavallo. Però io sono arrivato secondo. Bravo, bravo.
Questa però è una gara vera, Bablò. Molto dura, sia per i piloti che per le macchine. Domani verrete accompagnato a vedere il circuito. Vi verranno dati 90 pneumatici e 90 fusti di benzina. Vi metterete voi stesso lungo il circuito dove crederete meglio. Vi consiglio di nasconderli, per non farli usare dai piloti che passeranno prima di voi. 90 pneumatici? Sembrano tanti, vero? Ma quando vedrete lo stato delle strade, sarete contento di poterne disporre. Adesso vi lascio al vostro lavoro. Qualsiasi cosa vi dovesse servire, fatemela sapere, vi prego. Merci, monsieur. E per la gara, come dite voi? Bonne chance? Merci, monsieur Floriot. È il 6 maggio 1906. Arriva finalmente il giorno della gara. Palermo oggi, pur essendo domenica, pare una città quasi deserta. Una gran parte della popolazione, quella che suole animare le strade e i passeggi, è emigrata per Buonfornello. Verso la mezzanotte di ieri era già cominciata l'affluenza dei viaggiatori alla stazione centrale. I due treni speciali, delle 3 e delle 3 e mezza, furono presi d'assalto. Erano tutti viaggiatori appartenenti alle classi più elevate della cittadinanza, fra cui si notava numerosissimo ed elegante gentil sesso. I treni erano composti da oltre 30 vetture e la gente vi prese posto come viene, essendo i viaggiatori il doppio della capienza delle vetture. Anche i treni ordinari che seguirono portavano un'infinità di persone accorrenti a Buonfornello. La mattina, alla partenza della corsa, lo spettacolo è assai bello e imponente. Le tribune, il campo e i posti a sedere sono affollatissimi. Fin dal mattino sono giunti a migliaia i gitanti e tutti questi luoghi formicolano di gente. Eppure si dice che almeno 10.000 persone siano state costrette a rinunziare per mancanza di treni. Poi, finalmente, incomincia la corsa. I piloti devono percorrere un circuito di 148 chilometri da ripetersi per 3 volte. Il percorso attraversa 9 paesi ed è uno dei più duri e tormentati mai proposto per una gara. Sul palco delle autorità, Ignazio e Franca seguono la gara con il principe e la principessa di Trabia e Romualdo e Giulia Trigona. Quando manca poco alla fine della corsa, li raggiunge anche Vincenzo. A che punto siamo, Vincenzo? Mancano ancora pochi chilometri. Tra poco sapremo il nome del vincitore. Si è ritirato qualcuno? Solo 2 macchine. È un miracolo. 2 anni fa tutto questo sembrava una pazzia. Stavo a Parigi e parlavo con Henri Desgrange, l'editore dell'Auto. È la più grande rivista automobilistica del mondo, sai? E Desgrange mi fa: perché non organizzi tu una gara in Sicilia? Perché in Sicilia non abbiamo strade, gli ho detto io. Poi però l'idea ha cominciato a sedurmi. Abbiamo preso una cartina e abbiamo provato a tracciare un circuito. Stavamo progettando una corsa senza strade. E adesso sapete a che media stanno andando i primi? L'abbiamo calcolata poco fa. 65 chilometri l'ora. Su questi sentieri pieni di buche. È incredibile. Ami molto la velocità, vero Vincenzo? Non è solo per la velocità. Sai, Franca, ho pensato a questa gara per costringere i costruttori a darci le automobili di cui abbiamo bisogno, per viaggiare e per lavorare. Hai lo spirito di un vero pioniere. E questo è il tempo giusto per i veri pionieri, Vincenzo. Se solo non facessero tutto questo baccano. Ma questo è musica, Franca. È la musica dei tempi moderni. Preparati, stanno arrivando. Dove hai il premio? È qui, stai tranquillo. Sono pronta a consegnarlo al vincitore. Vedrai, non ti farò sfigurare. Come potresti? Non avrei potuto sperare in una madrina migliore, cara cognata. E io non avrei rinunciato a questo ruolo per nessuna ragione al mondo, mio carissimo cognato. Vince Cagno con una Itala. Franca gli consegna la targa che i Flori hanno fatto realizzare dalla Lick, un grande gioielliere che lavora per Cartier. La manifestazione è un trionfo per i piloti che hanno terminato la gara, ma in particolare per Vincenzo e tutta la famiglia Florio, che hanno fatto vivere ai siciliani un'altra giornata memorabile. Franca sembra avere superato completamente il dolore provato per la morte dei figli.
È felice per il grande successo delle iniziative di Vincenzo, ma sente che il cuore di Ignazio è ancora lontano. Non sarà facile ritrovare l'armonia e la complicità che avevano costruito insieme. Abbiamo trasmesso I Florio, un sogno siciliano.